È una sensazione di merda. Certi giorni tutto sembra uno schifo e allora tu ti cerchi qualche cosa di bello da fare per tirarti su. Vedi matite, pennelli, colori e ti metti in testa di disegnare, perché no? Sempre meglio che aspettare la morte seduti in una stanza vuota. Allora disegni e per un po' stai bene. Poi però ti fa schifo quello che hai appena disegnato. Il giorno dopo ci riprovi e fai ancora una schifezza cosmica. Passano giorni, settimane, mesi e niente, fai ancora schifo. Qualche amico a cui capita di vedere il tuo disegno magari ti fa anche un complimento. E dentro di te tu non gli credi. Come fa a non vedere che i tuoi disegni fanno cagare? Allora, da terapia, l'arte diventa una gabbia, uno specchio deformante. E odi tutto ciò che disegni. Cosa puoi fare? Parliamone. Buona visione! Il superio è un mostro fottuto. Una parte di noi ci sussurra sempre all'orecchio che non siamo abbastanza, che potremmo fare meglio, che siamo dei falliti, che non combineremo mai un cazzo di niente. Queste voci ci accompagnano come nascoste tra le pieghe dei nostri cervelli, attaccate con artigli dove non possiamo strapparcele di dosso. Un po' è per via della natura della psiche umana. Siamo in perpetua competizione con gli altri, a volte pure con noi stessi. Ma perché? Non serve che tu faccia necessariamente arte per sapere di cosa diavolo parlo. Nel lavoro, nell'amore, nei rapporti con i tuoi amici, c'è sempre una dose di autoconsapevolezza tossica che ti spinge a metterti in relazione, a paragonarti a lui o a lei, a buttarti giù o a esaltarti. E mi sono fatto l'idea che non sia una cosa né solo bella né solo brutta. Tutto nasce dall'ambizione. Volere ciò che non si ha, volere di più. Questo desiderio, questa volontà, per certi versi oscura, è una forza intollerabile che ci farà vomitare su qualsiasi successo passato e che ci farà ridere dei nostri progressi perché non eravamo bravi come lo siamo adesso e non eravamo quello che saremmo potuti diventare. E quindi la strada fatta finora ci sembrerà sempre tempo schifosamente perso. Odieremo tutto ciò che avremo fatto fino a quel punto. Al tempo stesso però questa identica forza, proprio lei, è anche quella che ci sprona a migliorare, a strapparci di dosso la vecchia pelle usata, a rinascere, ad affilarci, a renderci più di quanto eravamo ieri, più che mai. Come possiamo dunque odiare qualcosa che ci rende migliori? E come possiamo al tempo stesso amare qualcosa che ci umilia costantemente? La risposta, per quanto dolorosa, c'è. Oscillando. Oscillando incessantemente tra odio e amore, imparando ogni angolo di quei sentimenti gemelli opposti, diventando dipendenti da quella dopamina e dalla sua assenza, ritmiche, abituandoci così tanto a questo costante processo di autodistruzione e di automiglioramento da non farci più nemmeno tanto caso, attaccandoci alla parte terapeutica di ciò che amiamo fare, più che al prodotto finito, perché la cosa più necessaria di uno stile di vita che dà spazio alla maledettissima creatività e non far smettere mai di girare la ruota, mantenere oliato il meccanismo, perché se ti fermi cominci a marcire. Se ti fermi, ricominciare a far girare la ruota è 100 volte più faticoso. Guardare le proprie opere finite è come guardarsi allo specchio alla fine. Può capitare di trovarsi nauseanti di tanto in tanto, perché la maggior parte del tempo noi non lo passiamo a vederci, ma a crederci qualcosa che non combacia con una superficie riflettente nella quale ci imbattiamo quasi per caso. Per poco. Beh, la stessa cosa capita guardando le nostre opere, perché abbiamo avuto mondi in testa mentre li creavamo e ora il processo di creazione è finito e non ci resta altro che un foglio imbrattato, caccole di gomma per terra, penne più vuote. Ma la realtà è che ora quell'opera ha vita propria, ora è degli altri e gli altri non vedono come vedi tu. Lasciala andare e non fermarti a pensare che ti fa schifo. Non dimenticare mai che l'unica cosa che conta è e sarà sempre il prossimo disegno. Alla prossima. Ciao!